Questa domenica mattina a Firenze per presentare un'iniziativa importante, Basta Euro, uno slogan che però ha anche dei contenuti. Sì, dobbiamo tornare padroni della moneta, del lavoro e del futuro, ridare speranza ai giovani, agli artigiani, alle partite IVA, agli imprenditori che sono massacrati da una moneta criminale. Quindi, e lo facciamo partendo da Firenze, se Renzi sarà il prossimo Premier, perché vogliamo sfidare tutti i politici e i partiti italiani e vedere chi ha le palle, per dire che a Bruxelles non si va col cappello in mano, ma si va a riprenderci quello che è stato svenduto e che è nostro, la moneta, il lavoro, il futuro, gli stipendi. E grazie al professor Borghi che porta la voce degli economisti svegli e non asserviti e dei premi Nobel per l'economia che dicono che fuori dall'euro riparte il lavoro. Siamo qua proprio a Firenze perché oggi probabilmente Renzi sta cercando i ministri per il suo fantagoverno, noi preferiamo parlare di lavoro. Quindi l'idea è chiara, si trova a 500 metri da Palazzo Vecchio, sarà un fantagoverno quello a cui sta pensando Renzi domani e molto ovviamente l'incarico. Parte da una guerra di poltrone, i governi che partono da guerre di poltrone interne ai partiti non sono mai il massimo, i cittadini sono considerati serie B, ma i fiorentini stessi che avevano un sindaco, forse avranno un altro sindaco, decide Renzi chi fa cosa, manca che vada a dare anche le benedizioni e distribuire le prime comunioni fuori dalle chiese e poi ha fatto tutto. Detto questo, noi preferiamo parlare di temi concreti e fuori dall'euro riparte il lavoro, altri strumenti, altre ipotesi non ce ne sono. Teme un effetto economico pesante dal possibile fallimento del governo Renzi, perché poi i numeri in realtà sono quelli del governo Letta e i risultati sono stati quelli che sono stati. Ma il fallimento economico lo viviamo da 10 anni, posso dire anche al di là dei meriti o dei demeriti dei governi, perché quando non controlli più la tua economia, quando Bruxelles ti dice taglia le pensioni, non mungere le vacche, non andare a pescare, non vendere i tuoi prodotti, se no vado in Polonia, i governi poi hanno una sovranità limitata e quindi prima ci riprendi alla sovranità. E poi litighiamo politicamente parlando, altrimenti Renzi non potrà far meglio di Letta, di Monti e di quelli che c'erano prima. Cosa rispondi? Chi c'è dietro Renzi? Sicuramente il grande potere finanziario, economico e bancario sorride a Matteo Renzi. Quando Confindustria, quando il Corriere della Sera, quando il Presidente della Commissione Europea brindano felici all'arrivo di Renzi, diciamo che l'artigiano, il disoccupato, il cassintegrato e il piccolo imprenditore ha poco da brindare. La borsa ha reagito molto bene però alla possibilità di... Se la borsa, i mercati reagiscono bene, lo spread scende, le agenzie di rating esultano, la fregatura è dietro l'angolo. Cosa risponde alla mancanza di rispetto che ha detto qualcuno nei confronti del presidente Napolitano alla vostra mancata partecipazione alle consultazioni? Che è un peccato perché noi avremmo voluto andare da Napolitano però portandoci un sindaco e un governatore di regione per portare i problemi del territorio, per parlare anche della Toscana alluvionata che merita soldi, esenzioni fiscali, attenzione. Ci hanno detto che il rito romano non prevede la presenza del territorio e quindi se il territorio a Roma interessa poco ce ne siamo rimasti a casa.